Immaginate di avere rotto un tubo a casa o addirittura di dover rifare la facciata di tutta la casa, fare un po' di lavoretti, insomma. Cosa farete? Probabilmente chiederete a un amico un consiglio su un artigiano, un professionista. Oppure magari se siete un pochino più tecnologici andrete a cercare su internet. Sarete però un pochino dispersi fra le migliaia di offerte e non riuscirete esattamente a capire dove affidarvi. Oggi c'è un servizio, che permette di comparare un po' tutti questi artigiani, questi professionisti e anche darvi dei feedback circa i lavori che hanno già svolto, facendovi risparmiare tempo e spesso anche denaro, aumentando un pochino la concorrenza. Questo servizio si chiama Fastland, è stato ideato da dei ragazzi di Reggio Emilia. Oggi siamo qua, con il fondatore Vittorio Guarini all'Impact Hub di Reggio Emilia, che ci parla un pochino della sua esperienza e di come questa bellissima realtà è nata. Ciao Vittorio. Ciao. Allora, spiegaci un po' la tua storia da imprenditore, come sei nato, dove è partita Fastland e perché. Beh, Fastland è partita da poi un'esigenza che, come quella che tu citavi prima, uno dei tre fondatori, quindi Alessandro, mio socio cofondatore, ha vissuto in prima persona quando viveva all'estero, era in Danimarca, problemi linguistici facevano sì che il problema di non trovare il giusto professionista, il giusto rapporto qualità-prezzo fosse ancora più grosso. Da lì iniziamo a discutere di questo mercato dove effettivamente c'era ancora un potenziale inesperto, c'è ancora enorme, non c'è ancora una soluzione che nel mondo dei servizi si era imposta per fare questo tipo di discorso, quindi di confrontare offerte, far scegliere il miglior rapporto qualità-prezzo sfruttando recensioni, aspetti qualitativi e non soltanto il prezzo. E quindi abbiamo sviluppato, dopo circa un anno di progettazione, nel nostro tempo libero notturno principalmente dei weekend, abbiamo progettato la cosa insieme al terzo socio Giovanni e poi abbiamo deciso di buttarci. Quindi inizio 2013, quando ancora lavoravamo io in Accenture, che è una società di consulenza che mi faceva girare un po' in tutta Europa, Alessandro in Siemens, in un'altra multinazionale che era in Danimarca, in UK per lavoro. Giovanni era un docente informatico, avevamo diciamo, raccolto in noi tre un po' la voglia di iniziare qualcosa insieme e siamo iniziati a dedicare full time da inizio primavera 2013 al progetto e a lanciare Fazand partendo da un piccolo perimetro che erano quattro città italiane e vedendo come appunto poteva funzionare. Ecco, voi siete partiti, come dicevo prima, appunto da Reggio Emilia, che è un ecosistema abbastanza particolare. Di solito noi abbiamo trovato tantissime start-up da intervistare a Milano, a Roma, in questi grandi hub. Voi avete contribuito, fra l'altro, alla creazione di questo Impact Hub qua a Reggio Emilia e state un po', creando, insieme ad altre figure locali, un ecosistema molto, molto importante anche qua in provincia, diciamo. Da cosa è partita anche questa esigenza, questa iniziativa e perché non siete invece andati a cercare direttamente di stare vicini al mercato? Beh, allora diciamo che siamo partiti con il presupposto di tornare a casa e far nascere l'azienda nel modo più semplice e meno costoso possibile, quindi il motivo per cui siamo tornati nella città dove noi tre tra l'altro ci eravamo conosciuti perché giocavamo a calcio insieme da adolescenti, però col presupposto di andare su altre fette di mercato. Non è un caso se Reggio Emilia poi non era una delle quattro città che abbiamo lanciato, ma siamo partiti dalle zone metropolitane. Quello che volevamo dimostrare è che dal nostro ufficetto, all'inizio ancora più piccolo di questo, molto più piccolo, di Reggio Emilia, potevamo in maniera scalabile coprire queste quattro città da remoto, con un approccio ovviamente digital e orientato a non il contatto umano come il prodotto che noi appunto proponevamo, e soprattutto un'altra sfida importante era quella di vedere se è vero che in Europa, piuttosto che anche nelle un paio di città italiane grosse, un ecosistema orientato a favorire le start-up e al mondo anche di venture capital, ai finanziamenti, agli investimenti sulle start-up stava crescendo, in provincia si potesse fare qualcosa comunque di importante. Non è un caso se nei primi mesi del 2013 siamo subito partiti a cercare intorno quali erano le altre start-up, quali erano i potenziali interlocutori che ci potevano dare una mano, quali erano effettivamente i contributi che potevamo avere, e da lì è nata una rete, una community dal basso, totalmente di spontanea, di amici di altre start-up, la nostra è un'altra start-up che si chiama Yeti Clan, sempre qui di Reggio Emilia,
e con alcuni amici abbiamo fondato questo Hurricane Can Start, che è poi una community che ha permesso anche a questo luogo fisico di nascere. Quindi siamo partiti con delle birre, degli scambi di consigli tra start-upper di provincia, diciamo, e abbiamo scoperto che effettivamente nell'arco di 40 km tra Parma, Reggio e Modena ce n'erano tante anche belle realtà interessanti, il potenziale c'era, e quindi abbiamo iniziato a sensibilizzare un po' anche banalmente le istituzioni, a capire di cosa stavamo parlando e a far nascere da un'iniziativa tra l'altro privata un posto come questo, che è un primo passo per andare a coltivare questo mondo. Beh, questo sicuramente, anche per comunque dare già un appoggio fisico, comunque un'idea di co-working in un ambiente come questo è sicuramente importantissimo. Magari dopo ci spieghi meglio anche Hurricane, che è un'iniziativa molto interessante. Però mi avevi detto la prima volta che ci siamo sentiti che noi spieghiamo un po' nei nostri corsi anche l'approccio Lean, quindi il Lean Startup e queste nuove tecniche appunto di partire leggeri proprio. Tu mi hai detto che in realtà all'inizio non siete esattamente partiti così e poi è stato un qualcosa che è venuto più con il tempo, una consapevolezza che avete applicato poi nel vostro lavoro day by day, diciamo. Spiegami un po' perché mi hai indicato questo, anche per poi effettivamente voi siete partiti, come dicevi, da quattro città campione per poi andare a cercare un finanziamento che vi permettesse di espandervi, quindi sostanzialmente avete comunque fatto un MVP inizialmente, certo. Vi siete espansi. Vero, anche se diciamo in parallelo siamo partiti su certe cose sfruttando un po' le nostre competenze pregresse professionali, eravamo abbastanza strutturati. Su altre, cioè nel mondo dell'open innovation, delle startup, invece eravamo assolutamente esordienti da zero, quindi primi passi proprio le prime cose da scoprire. Quindi è vero che abbiamo fatto un MVP, ma non l'abbiamo fatto al primo colpo, ad esempio, ma ci sono state una serie di tentativi, una serie innumerevole di errori. Partendo dall'inizio, il nostro primo prodotto era un prodotto così complesso e così ricco di funzionalità, già dalla primissima progettazione che abbiamo svolto, che il tempo, il go to market è stato lento, e quindi il tempo per sviluppare inizialmente anche in outsourcing, perché poi pian piano abbiamo costruito anche il team, ci ha fatto passare da una serie di errori proprio progettuali. Il primo, non siamo partiti leggeri, non siamo partiti con un vero MVP fin dall'inizio per testare il mercato, raccogliere feedback, ma ci siamo arrivati dopo un po' di tentativi, possiamo dire. Fatto ciò, abbiamo anche sfatato un po' di tabù, che sono quelli classici poi che il neoimprenditore deve sfatare, quindi il classico che non la racconto l'idea perché sennò me la rubano, le prime call non le facevamo su Skype, ma dicevamo sì Skype, però magari è insicuro, ci sentono, chi ci sente, quindi, cioè i primi tabù li abbiamo dovuti sfatare nei primi mesi, e un po' capire di cosa stavamo parlando, capire che andare fuori out of the building, come si dice, a capire l'input dell'esterno è la cosa più importante. Fatto ciò, pian piano abbiamo anche capito il mondo degli interlocutori a cui ci approcciavamo, quindi gli investitori di mestiere che avevano bisogno di metriche, che in Italia in particolare hanno bisogno di cose molto concrete per poi arrivare a ricevere un riscontro, e quindi abbiamo capito che dovevamo perimetrare a livello di budget, perché era poco, era autofinanziato, a livello di business e quindi anche di lancio, un bacino d'utenza, un target di cliente e un target geografico, per non andare subito a tappeto in maniera dispersiva. Abbiamo capito anche che dovevamo subito identificare qual era una tempistica per raccogliere queste metriche e poi passare allo step successivo. E da così è nato l'approccio pilota, cioè quattro città italiane. Ci siamo dati 12 mesi di tempo per chiudere un seed investment, che era quello che cercavamo, dimostrando all'esterno anche che il prodotto valeva. Ed è quello che poco dopo 12 mesi, diciamo, avevamo appena sforato, l'arbitro aveva già dato il recupero, è successo con un fondo che ha creduto in noi, e la scorsa estate, 2014, ci ha dato il primo seed investment e ci ha fatto partire con una vera e propria crescita. Cos'è che un fondo come appunto questo, che ha deciso di credere in voi, cerca effettivamente in una startup italiana? Quindi la metrica sicuramente è importante, piuttosto che il team, piuttosto che qual è stato
il vostro punto di forza che ha determinato il fatto che arrivasse poi effettivamente l'investimento? Allora, sicuramente anche alla luce del fatto che noi abbiamo coltivato i rapporti con i nostri attuali soci investitori che abbiamo conosciuto durante il nostro primo percorso, la capacità del team di eseguire un piano e anche di saper cambiare rotta quando necessario, di saper analizzare e di implementare nell'execution dei correttivi e quindi la solidità del team, penso abbia fatto una grossa differenza. Effettivamente anche loro ci hanno detto che la seniority unita alla capacità che avevano visto nel nostro team, quindi non solo in una persona ma in almeno quattro figure senior che noi abbiamo, perché oltre ai tre soci co-founder c'è anche Federico che poi si è unito praticamente subito nel 2013, che è il nostro attuale CTO, un team così completo di competenze con quella capacità probabilmente li ha convinti, gli ha dato garanzie di execution, che è poi quello che cerca in una fase early stage un investitore. In più in Italia non è sufficiente avere una bella idea o un buon piano di execution, quelli sicuramente l'avevamo, ma servono metriche e quindi se si ricomballi forse anche a Berlino, Londra, c'è più liquidità e quindi c'è anche il presupposto di partire con valutazioni più alte, con round più alti e anche con stadi di business veramente preliminari, gli investitori italiani, cioè quei pochi comunque che ci sono, perché comunque sono quelli, il panorama è quello che è ben noto e non è di numeri immensi, vuole dei riscontri abbastanza concreti, quindi vuole vedere già che pur in sei mesi iniziali, pur con budget 20 euro, tu hai fatturato X euro e quindi hai già un primo riscontro dal cliente, hai meno rischio ovviamente se hai già dei clienti fuori e hai già del fatturato. Queste due cose mixate sicuramente hanno fatto la differenza. Fortunatamente adesso siamo partiti in questa forma. Vittorio, tu mi dicevi che il vostro attuale CTO vi ha raggiunto in un secondo momento, praticamente subito, ma non era parte del team iniziale, diciamo. Come avete fatto a trovare effettivamente una persona su cui puoi investire così tanto, tanto che poi effettivamente anche lui ha investito tanto in voi, probabilmente vi ha seguito fino ad adesso? Beh, sicuramente è stato un bel colpo, nel senso che abbiamo cercato, non era un nostro amico pregresso, non era un nostro amico d'infanzia e abbiamo cercato un po', abbiamo fatto circolare diciamo la posizione aperta nel nostro team e la fortuna è stata che lui, pur avendo esperienza pluriennale, proprio esattamente quello che si serviva dal punto di vista tecnico, esperienza come imprenditore, come start-upper, come consulente IT, come diciamo come CTO in start-up londinese, tra l'altro che aveva anche un mix di belle esperienze, in quel momento lavorava a Londra, però per motivi personali si doveva riavvicinare a casa e quindi ha trovato la nostra realtà che era pur agli inizi molto stimolante in termini dell'idea che avevamo provato a lanciare e si è trovato secondo me anche subito molto bene a pelle nell'atmosfera lavorativa che noi impostavamo nel team e quindi ha sposato la causa e si è unita a noi praticamente subito nel 2013 e adesso ovviamente insomma abbiamo un team anche completo nelle figure chiave che ci servono durante lo svolgimento del lavoro. Certo. Voi che canali avete usato in particolare per cercare LinkedIn piuttosto che annunci? Beh, annunci su siti di settore, quindi anche Krebs piuttosto che LinkedIn stesso e poi varie bacheche su Facebook, quindi sappiamo ormai fortunatamente su quello c'è molta ci sono molti canali, si sta un po' snellendo anche il processo e quindi poi chiaro devi trovarli anche localmente quando parte. All'inizio noi puntavamo a fare un team local molto forte, quindi chiaro che trovare a Milano certe risorse c'è una certa accessibilità, in Emilia non così tanta, quindi e non è un caso se anche per questo abbiamo provato a fare un po' di networking nella zona. Certo, ecco appunto, torniamo all'argomento networking, appunto all'iniziativa Arikin, no? Sì. Tu mi spiegavi appunto un po' dell'iniziativa, di questi spazi iniziati come prendersi una birra insieme, raccontarsi certo. Le proprie idee piuttosto che scambiarsi opinioni, che poi effettivamente noi insegniamo un po' in linea, in Italia sorge subito spontanea domanda, sì va bene vado fuori da casa, inizio a chiedere alle persone ma chi mi risponde poi effettivamente, e questa è effettivamente una bellissima occasione per avere un primo feedback, no, sul mercato. Raccontaci un po' più nel dettaglio che cosa fate in questi incontri, come si svolgono. Beh, allora innanzitutto è esattamente così, cioè noi siamo partiti anche proprio col presupposto di provare a far raccogliere a tutti
feedback piuttosto che suggerimenti e avere un primo filtro quando ci si trova da soli a lanciare un'impresa, un progetto che sia. Noi siamo partiti da quattro a prendere una birra in quattro amici in questa birreria e chiedendoci se intorno appunto in questi 50 km di Emilia, dove magari c'erano tanti piccoli comuni e province che potevano avere qualche impresa di valore, c'era qualcosa come sapevamo esserci in giro per l'Europa, per il mondo. E quindi abbiamo iniziato a lanciare queste call su Facebook con Harriken, così nasce Harriken, perché che tra l'altro tuttora va avanti, perché bimestralmente, piuttosto che trimestralmente, tuttora facciamo queste birrate, che non sono altro che 4-5 che presentano in 5 minuti non tanto la propria idea a livello commerciale, ma certo, più una lesson learned, piuttosto che una pillola di qualcosa di imparato nel loro percorso, di un errore fatto, piuttosto che un problema avuto concreto da condividere con gli altri che potrebbero averlo, potrebbero sapere come risolverlo. E dopo aver fatto questi 25 minuti iniziali, 5 minuti a testa di pillole di presentazione, poi solo networking, quindi puro networking, puro bersi una birra insieme e cercare di capirsi a vicenda e cercare di trovare all'altra startup un collaboratore perché l'avevi conosciuto in un'altra situazione, piuttosto che presentare alla startup una persona che cura i bandi e quindi può dare assistenza su quello, piuttosto che scambiarsi biglietti da visita di investitori che magari si erano conosciuti 2 mesi prima. Quindi cose molto concrete che hanno fatto nascere una community che da 4 persone che eravamo inizialmente è diventata di 200, anche di più adesso. L'ultimo evento è stato qua, l'Impact Hub, 200 persone che sono venute tra di noi, il gruppo adesso forse addirittura di 500 persone, perché comunque anche gli altri network tipo di Pavia, di Firenze, delle Marche, che fanno più o meno quello che stiamo provando a fare noi, ma in località un po' meno collegate come Milano e Roma, hanno cercato di fare rete con noi, quindi sono create certo, queste piccole community che si parlano tra loro, che comunicano, si consigliano le cose e penso sia la base per partire e coprirsi le spalle a vicenda, diciamo. C'è bisogno un po' di creare un ecosistema per poi usufruirne e beneficiarne tutti, diciamo. Assolutamente. Tornando a Fastland, raccontaci un po', al di là degli errori, un po' quale secondo te è stata la chiave, non dico del vostro successo in generale, ma magari qualcosa che voi avete fatto veramente bene, che secondo te vi ha dato una briga importante nella vostra attività. Beh, allora sicuramente abbiamo lavorato molto sul prodotto e l'esecuzione del business model, rivedendo anche molto spesso le nostre stesse idee, quindi rimettendoci in gioco, rimettendo in piedi qualsiasi nuova certezza, senza vincolarci alle vecchie decisioni prese, e abbiamo cercato di essere molto dinamici e rispondere appunto al mercato che ci mandava negli input. Quindi lato prodotto, abbiamo rimesso tutto in discussione fin da subito e abbiamo snellito i processi, snellito il prodotto stesso che proponevamo, e abbiamo trovato una soluzione che trovava da un lato il modo giusto per guidare il cliente, che quando cerca un preventivo non deve essere né bombardato di richieste né disorientato da un testo libero al quale dare i propri input, e da lì abbiamo creato degli smartphone che permettono per ogni singolo servizio di guidare il cliente e di chiedergli solo e soltanto le informazioni necessarie per quel tipo di servizio, a entrare in contatto bene in maniera esaustiva con i professionisti che poi dovranno fare un'offerta. Dall'altro lato abbiamo trovato per i professionisti una user experience, un prodotto snello, fruibile, che essenzialmente trova nuovi clienti ma lo fa in maniera estremamente profilata. Il professionista medio, che sia un professionista fornitore di servizi per la casa che anche altri professionisti di servizi, non sono così preparati per poter usare Google AdWords autonomamente o per potersi sviluppare da soli un sito senza dover andare da un consulente esterno o senza spendere tanti soldi per marketing tradizionale, vedi banner centro commerciale. E quindi Fazza mi permette, con un business model senza costi fissi, di avere una sorta di e-commerce di potenziali clienti, dove loro leggono tutto, vedono che Michele in provincia di Parma ha bisogno di una posatura di parquet di 100 metri quadri. Se tutto questo pacchetto informativo è interessante per il professionista, allora il professionista va a acquistarlo e si scala il credito che ha preacquistato su Fazza, quindi non ha costi fissi, però in qualche modo ci ripaga lo sforzo che noi abbiamo fatto per fornirgli questo tipo di nuovo potenziale cliente.
E quindi sul prodotto abbiamo lavorato molto, così come nel business model, che è cambiato nel tempo, l'abbiamo ritoccato, e anche adesso, ad esempio, nel corso del 2015, quando lanceremo dei pacchetti premium mirati a un certo profilo di professionisti, è anche lì studiato nell'ottica di trovare e rispondere sempre alle esigenze che noi raccogliamo dal mercato come input esterni. E su quello lavoriamo tantissimo, quotidianamente proviamo a ottimizzare sia il business model che il prodotto. Poi sicuramente c'è un potenziale enorme nel mercato che noi stiamo provando ad approcciare, perché manca una vera soluzione di riferimento ancora, perlomeno in Europa, che sia con le caratteristiche di marketplace che fa incontrare domanda e offerta nel mondo dei servizi, in generale dei servizi. E quindi queste due chiavi di lettura che noi abbiamo cercato di seguire fin dall'inizio ci hanno portato a riscuotere un discreto interesse in fase, diciamo, della prima raccolta che abbiamo fatto l'anno scorso, e adesso siamo alle prese ancora in fundraising e cerchiamo di chiudere per un ulteriore bel passo di crescita. Certamente. Quindi next step, diciamo, sono sia lato orizzontale sui servizi che verticale, magari anche espandersi al di fuori del territorio italiano. Sì, allora diciamo che sicuramente il passo di andare orizzontale su altri servizi è in fase di programmazione, già ora stiamo pensando a quali saranno i prossimi servizi di riferimento, così come il piano di internazionalizzazione l'abbiamo un po' testato con lo stesso approccio che abbiamo applicato nel 2013. A gennaio 2015 abbiamo già effettuato un test pilota su Berlino e su Bucarest, abbiamo localizzato la piattaforma che ora è fruibile sia in tedesco che in rumeno, e ora ovviamente dobbiamo, budget permettendo, allocare un po' di risorse su questi due mercati per farli girare come quello italiano. Se ci riuscissimo, come ci attendiamo, sarebbe un bel passo, perché comunque avremmo anche dimostrato la scalabilità del processo e del modello che proponiamo. Ok Vittorio, per concludere, come facciamo sempre con tutti gli startupper che intervistiamo, ci piacerebbe che tu ci dessi tre consigli per chi si deve approcciare in questo momento al mondo startup e vuole iniziare un po' a trasformare, come diciamo, nel nostro logo, diciamo, la sua idea in realtà. Allora, sicuramente quello che, anche alla luce di quello che un pochino abbiamo passato nei scorsi anni, avrei consigliato a me stesso e comunque consiglierei più volentieri. Allora, prima cosa sicuramente è l'osservare, cioè osservare quello che sono gli input dell'esterno, cercare di misurarli, cercare di essere molto analitici nel trovare spunto dall'esterno, e con tutti gli strumenti, soprattutto nel digital, ma non necessariamente nel digital, anche attualmente con tutti gli strumenti di innovazione che si hanno a disposizione, osservare e misurare le cose per implementare correzioni sul proprio modello, sul proprio prodotto, piuttosto che sul proprio processo, è secondo me una cosa fondamentale, perché sicuramente ti permette di raccogliere sempre feedback dall'esterno, elaborarli e crescere quotidianamente. Quindi quello, non chiudersi in se stessi ma osservare verso l'esterno, penso sia il primo consiglio che darei a tutti. Secondo consiglio sicuramente il condividere, perché tutto sommato è anche quello uno strumento di crescita e di raccolta di input dall'esterno. Finché non condividi, in realtà tu intanto non sfatti il tabù del fatto che qualcuno ti copia, qualcuno ti viene a prendere l'idea, qualcuno ti ruba il brevetto e quant'altro, che è assolutamente un autovincolarsi, cioè partire da questi stereotipi. E finché non condividi veramente verso l'esterno, veramente neanche tu ti riesci a fare un'idea di quello che può essere un riscontro del mercato, che poi è fuori dal tuo ufficio, quindi non è dentro, non ti riesci a valutare, perché se stai dentro la tua stanza e non condividi con l'esterno, ti puoi anche dare 10 lode, però te lo sei dato da solo, e non trovi nuovi spunti, perché condividendo tu già a pelle trovi dei punti di vista diversi, trovi delle reazioni diverse, delle posizioni che ti fanno capire che non necessariamente la reazione che ti aspettavi è quella giusta, e che non è necessariamente come tu ti aspettavi che venisse percepito il tuo lavoro, viene percepito all'esterno. Quindi quello lì è un altro assolutamente passaggio fondamentale di crescita e di miglioramento. E terzo consiglio è rimettersi in gioco, cioè fin dall'inizio, perché il primo passo dell'imprenditore deve essere mettersi in gioco totalmente per essere credibile, per essere
per poter anche avere un bell'impatto sul proprio team, sull'investitore potenziale, su qualsiasi altro interlocutore. E poi dopo averlo fatto la prima volta, rimettersi sempre in gioco. Non ci devono essere certezze, non ci devono essere vincoli, non bisogna autovincolarsi a certi appunto pregiudizi rispetto al mercato, rispetto all'idea iniziale che si era fatta. E rimettersi in gioco serve anche perché croce delizia del mondo delle startup, startup intesa nel vero senso della parola, cioè nel taglio anglosassone del mercato incerto, nuovo prodotto, nuovo processo, comunque innovazione, la parte diciamo negativa di questo è che tu sei pieno di incertezza intorno, perché non è un vecchio mercato in cui tu ti metti con un colore diverso, è un mercato pieno di incertezza che non è ancora validato, che è ancora da misurare, ancora da trovare, molto spesso non hai ancora trovato i tuoi clienti, quindi è un'amabile incertezza, come viene citata molto spesso anche nella letteratura recente del mondo delle startup. Però già che c'è un'amabile incertezza, allora non ci creiamo delle certezze inossidabili, cioè partiamo da un presupposto, poi ci lavoriamo sopra ed eventualmente ci rimettiamo totalmente in gioco e scardiniamo le vecchie certezze e ci ributtiamo su qualcosa di nuovo che può essere anche questa fonte di crescita. Poi il bello anche un po' della startup è la sfida iniziale di rompere queste incertezze, andare a testare. E se fosse facile non sarebbe così divertente, quindi. Certamente. Va bene, perfetto, grazie mille Vittorio. Grazie a te. Della bella chiacchierata e in bocca al lupo per tutta la vostra attività. Crepi, grazie mille. Ciao. Ciao.